perché è abbastanza incredibile il racconto che facciamo in questi giorni, nel senso che ci siamo tanto domandati, ma riusciremo, un paese come il nostro sarà in grado, l'organizzazione, la logistica, noi siamo in grado e i vaccini non arrivano. Cioè, il collo di bottiglia vero sono gli accordi europei che a me non hanno funzionato, perché come ci ha detto ieri Romano Prodi, cioè l'uomo forse più europeista che conosco, abbiamo un'Europa coesa ma perdente sul fronte dei vaccini. Sì, abbiamo sbagliato in Europa, Ursula von der Leyen ha sbagliato le contrattazioni, abbiamo visto i testi del contratto, alcuni contratti che non prevedono penalizzazioni. Detto questo, raccontiamo bene le cose a chi ci segue. Siamo in ritardo, ma il mese prossimo i vaccini arrivano e cominciano ad arrivare in grande quantità, e questo è positivo perché poi arriverà l'estate. Poi dobbiamo raccontarci anche un'altra cosa. Io sono un grande sostenitore del diritto di critica dell'informazione e il pluralismo secondo me è la cosa più importante, ciascuno può dire quello che vuole, ma dato che anch'io posso dire quello che voglio, dico che quello che ho assistito nei mesi scorsi quando si diceva che il piano dei vaccini era nel caos eccetera, è stato qualcosa che dal mio punto di vista non era corrispondente alla realtà. Perché non a caso nella prima fase, quando c'erano ancora i vaccini, noi eravamo primi in Europa in quantità di vaccinazioni. Oggi vediamo che ci sono dei problemi che riguardano alcune regioni. La mia ex suocera, 91 anni, che vive a Roma, ha telefonato sua figlia settimana scorsa per prendere un appuntamento, in 3 minuti ha fissato un appuntamento nel Lazio il 23 febbraio. Allora abbiamo dei problemi in alcune regioni. È vero. Un sacco di regioni stanno facendo bene. Il Lazio in Campania sta funzionando per esempio molto bene in entrambe le regioni. Legittime, perché tutto il mondo può ritenere che Mario Draghi, che è un grandissimo personaggio, sarebbe stato l'ideale al posto di Conte, eccetera. Ma c'è stato un sacco di gente che ci ha marciato, da una parte per ragioni politiche, da un'altra parte per vicinanza di una serie di gruppi editoriali a chi? A dei gruppi di potere legittimi in democrazia, ma che vanno dichiarati. Cioè era chiaro che c'è chi ha fatto la corsa su Confindustria, chi ha fatto la corsa su altre lobby. Tutto vero, bene, perché siamo in un paese democratico, però dobbiamo dire che alla luce di quello che sta accadendo sul piano dei vaccini, alcune cose che sono state raccontate non erano vere. Allora, tutto questo...